Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua finalmente per questa direttina speciale, tac, del fine settimana. E facciamo una bella sbarbatina con questo set. Come prebarba utilizziamo il Noai, come sapone utilizzerò un sapone francese, il Mon Savon, preso su Amazon per 1,50 euro, 2. Come aftershave utilizziamo il Malizia Uomo, poi andiamo a far vedere il pennellazzo Omega 83 in stile barbell pull con il simbolo del barbiere. Poi facciamo vedere questo bel rasoietto Super, manico azzurro, 6 ottavi e ovviamente la nostra cara amata mascotte che non può mai mancare né su Facebook né su YouTube e né su TikTok. Il gruppo che vedete alle mie spalle è Eros Rasatura Tradizionale Milanese Calabrese. Ciao Matteo! Adesso iniziamo tra un po'. Aspettiamo che si collega qualcuno così iniziamo. Il gruppo che vedete alle mie spalle lo metterò in descrizione come il mio canale TikTok. Poi adesso io inizio a togliermi la felpa. Così iniziamo la preparazione del viso per poi andare alla rasatura. Ecco inizio a scaldare un po' il viso con l'acqua calda. Prepariamolo, iniziamo a preparare. Intanto vado a mettere all'interno del sapone delle gocce d'acqua calda, così andiamo ad ammortizzare un po' i tempi. Ciao Stefano! Adesso inizio a sciacquarmi il viso e poi incominciamo la sbarbata. Quindi con un bel tuffo andiamo a lavarci il viso. Adesso mi vado ad asciugare un po', zona del baffo. Quindi, prebarbino, Noai, eccoci qua. Nel frattempo che agisce il prebarbino, adesso andiamo a prendere il nostro Mon Savon con l'Omega. Andiamo a fare un bel prelievo bello bello. Un bel prelevone bello grande, ma io comunque il sapone lo lascio sempre a portata perché non si sa mai. Io inizio a prelevare così, poi vediamo se ne abbiamo bisogno di altro, se no lo andremo a sciacquare. Per ora lo lasciamo lì tranquillo. Iniziamo il nostro montaggino. Questo Omega è in bagno da
Ieri sera ho fatto già il bagnetto, quindi è bello morbido questo maialozzo. La profumazione di questo Mont Savon mi sa molto di vanigliato. Ciao Tom! Eh certo, Matte. Il profumo è il profumo. Le sbarbate vanno godute a pieno. Sia come metodo, ma anche come vari profumi che noi abbiamo, insomma, perché comunque il mondo tradizionale è bello perché è vario. Ci sono tante profumazioni e quindi la sbarbata viene gustata. Poi ovviamente non vi ho mostrato, ma ho anche a portata di mano il Wilkinson Classic plasticone per fare i ritocchini vicino al pizzetto e al baffo, perché col mano libera non riesco, e andare ovviamente laddove non si riesce col mano libera. Adesso mi vado a pulire. E poi partiamo con la nostra sbarbata. Non ho insistito troppo con il montaggio perché comunque ho una barba di 3 giorni circa, 3 giorni e qualche ora, quindi non sono stato lì ad insistere più di tanto perché non voglio stressarla ulteriormente visto che il pelo è già abbastanza corto. Se era un po' più profondo di 3, 4, 5 giorni avrei insistito un montaggio più aggressivo. Pronti? Questo rasoio me lo sono autoregalato l'anno scorso, a Natale. Comprato da un membro del mio gruppo. Ovviamente farò anche il nome. Manuel Castagna, per chi lo conosce, sa di che cosa sto parlando. Per chi ama il mano libera, veramente è top, che ha un taglio favoloso, veramente. Veramente dolce. Porta via la barba e neanche te ne accorgi. Livello di muratura è full hollow. Ovvero, per chi non se ne intende, faccio vedere praticamente questo. Poi esistono anche vari
varie molature diverse, con la lama più piena, meno piena. Ovvio, Matte, bisogna fare sempre attenzione quando si ci fa la barba con qualsiasi oggetto, ma quando tagliano in questo modo, che il pelo lo sparisce subito, ovviamente. Ok, anche questo lato l'abbiamo fatto. Io ovviamente mi diverto a farvi vedere che taglia, perché sennò non c'è gusto. Ok, e anche l'ultima fase della prima passata è stata fatta. Adesso mi vado a sciacquare un attimino, così preparo il viso alla insaponata numero 2. Arrivo, sempre con un bel tuffo. Opa! Mo' mi asciugo un attimo le mani e poi insaponiamo. Un po', infatti se l'è mangiato un pochino, ma noi abbiamo qua la ciotolina pronta, quindi vado a fare qualche giro ancora e lo carico nuovamente, perché comunque quando sta fermo il pennello magari un po' lo mangia, un po' magari se lo mangia, quindi è un po' complicato, ma noi andiamo a prelevare ancora. E ho dovuto tirare su perché non riuscivo a leggere il commento. Vediamo cosa è scritto. Certo, anche tu lo sei, Matte, non solo io. Anzi, lo siamo tutti. Aggiungiamo un po' d'acqua, intanto ci stiamo facendo due risate, a vedere un pirla che si fa la barba, ma io mi sto rilassando con voi e sto facendo due chiacchierine in compagnia per fare una bella sbarbata in allegria. Ok, la nostra seconda insaponata l'abbiamo fatta. Adesso vado a togliere dove non devo tagliare. Ovviamente io se non mi impatacco pure col bianco non sono contento.
perché giustamente se non mi patacco pure la maglietta di bianco non va bene. Adesso parto con l'obliquo. Poi giustamente andremo anche a sistemare un po' il pizzetto quando utilizzerò il Wilkinson. Comunque questo rasoio è veramente tanta roba, veramente mi piace una cifra. Giusto, Matte, giusto. Boh, questo lato l'ho quasi terminato perché poi devo usare il Wilkinson. Lo so, Matte, purtroppo le guance le devo gonfiare obbligatoriamente, sennò alcune cose, alcuni peli non saltano su. Purtroppo è così. Se non le gonfio, queste parti qua sono difficili da tagliare perché il pelo è troppo in profondità. E purtroppo per quello. Adesso mi vado a fare i punti. Che con il mano libera sono un po' più critici.
Ok, adesso la seconda passata l'abbiamo finita. Ovvio, Matte, ovvio. Bisogna sempre fare vedere cose nuove, se no che gusto c'è? Adesso mi vado a fare un altro tuffetto, così mi sciacquo e poi andiamo a fare l'ultima passata. Ovvio. Adesso siamo alla terz'ultima passata di contropelo. Andiamo a fare l'insaponata e vediamo se il sapone è sufficiente, se no lo vado a prelevare ancora. Ma diciamo che questo Moen Savon è sempre meglio prelevare un po' di più, tanto alla fine per 1,50 euro/2 da Amazon se può fare. Poi io non sono molto braccino, a me piace usufruire bene dei miei saponi. Perché sennò che gusto c'è? Adesso lo possiamo mettere via, infatti lo andiamo a sciacquare. Sto sciacquando un attimino il contenitore del sapone, che così almeno lo capovolgo e quando avrò finito lo posso riporre. Perché bisogna sempre capovolgere il sapone, altrimenti l'acqua che è al suo interno poi potrebbe rovinarlo. Quindi noi non andiamo a capovolgere. Esatto, esatto. Adesso, come potete vedere, di schiuma ne abbiamo. Perché col contropelo c'è bisogno di protezione. Però comunque questo sapone per il costo veramente è una bomba. Veramente un sapone con costo ridicolo, ma resa proprio a minelle. Rende da paura. Aggiungiamo un po' d'acqua perché sennò è troppo secco. E a volte, quando ancora stavo imparando a gestire l'acqua dei saponi, durante le mie live o comunque durante i miei video, vedevo l'effetto neve dato dal sapone secco. Proprio si attorno al viso comunque si crea un effetto tipo fiocchettini di neve. In realtà è il sapone che ti fa capire che è secco, che non è idratato. Mentre voi, come potete vedere, lo vedete bello lucido. E questo già ti fa capire che il sapone è bello, bello idratato, è bello pronto per la rasatura. Poi comunque fa sempre scorrere meglio la lama, specie se si utilizzano rasoi in mano libera, li fa scorrere meglio, perché sennò viene fuori un casino, cioè si impunta, non scorre e quindi non viene bene.
che il rasoio fa fatica, fa fatica a scorrere, e automaticamente se fa fatica a scorrere non va bene. Esatto, Matte, esatto. Ok, io ovviamente quando passo sotto il collo faccio molta attenzione. E voilà, adesso passiamo a fare le guance. Tac, purtroppo ogni tanto mi vedete che mi abbasso perché devo vedere bene, quindi ogni tanto esco un po' dall'obiettivo. Adesso spostiamo il baffo. Stai lì. Perfetto. Altra guancia. Comunque, Matte, se vuoi provare anche tu questo sistema che utilizzo io, non ovviamente con questo rasoio, già con un rasoio del genere, Wilkinson Classic, all'S lunga 3 ore e 50, con 5 lamette Wilkinson, è una morte, eh? È bellissimo sto rasoio, io l'ho usato con le Wilkinson per farmi la barba, fenomeno, un rasoio così per 3 ore e 50, top, veramente ottimo. Poi comunque la rasatura con pennello è veramente una bomba perché il pelo te lo ammorbidisci. Ok, adesso mi vado a sciacquare. Andiamo a verificare sempre con il nostro amato Wilkinson se c'è qualche piccolo ritocchino. Adesso mi sciacquo con l'acqua bella ghiacciata, perché l'acqua ghiacciata chiude i pori, quindi li prepara a una al post rasatura con l'aftershave. Arrivo ragazzi, mi tuffano ancora. L'altro tuffetto che ci vuole sempre. Ah, effetto glaciale.
mi piace, mi garba l'effetto glaccia, brio, è brioso. Mo mi devo asciugare un po' perché sennò qua faccio il lago. Allora, andiamo a verificare un po'. Ecco. Ovviamente i punti qua del pizzo senza la schiuma si vedono meglio. Ovviamente questi ritocchini sono fattibili solo e esclusivamente se non si ha sapone, perché sennò è un po' dura. Ok, adesso faccio una cosa e arrivo, perché sennò qui non si può. Ok. Eccomi qua. Certo, Matte. Vabbè, oh, ognuno il suo. Nel film l'era glaciale li fanno nel ghiaccio, io li faccio qui. Perché io questo c'ho. Allora, adesso facciamo giusto una passata di cortesia, visto che abbiamo il pennellazzo bello carico, mi vado a lavare pure i baffi e il pizzo. E poi, prima del aftershave, altra chicca al lume di rocca. Adesso vedrete. Prima ci spalmiamo per bene questo sapone, perché non lo buttiamo via, non si butta via niente. Bisogna pulire la bocca, sennò come cacchio ti rispondo? Non ti posso rispondere se non pulisco la bocca. E certo, Matte, io faccio quello che posso, ma l'importante è divertirsi. Poi siamo in tema natalizio, quindi Babbo Natale sta arrivando.
Adesso sto sciacquando il pennello, nel frattempo lo faccio agire un po' il sapone, che così mi fa la bella pelle morbida. Poi utilizzo l'allume di rocca, che non è nient'altro che un pezzo di sale. Adesso mi vado a sciacquare un attimino, sempre con l'acqua bella ghiacciata, perché a me piace fredda quando ho finito. E poi mettiamo l'allume, ragazzi. Opa! Eccomi. Come potete ben vedere, faccio anche fatica a togliere il sapone, quindi questo cosa significa? Che è molto protettivo, perché protegge bene. Quando un sapone fai fatica a toglierlo col passare della mano, la protezione sul viso è buona. Adesso giustamente mi vado ad asciugare il viso, perché sennò l'allume poi non serve, perché serve bagnato ma leggermente. E mo ci divertiamo. Pizzica un po', ma è normale, perché comunque la pelle è stressata per la rasatura ed è più che normale che pizzichi. In più adesso lo lascio agire un attimino. Diciamo che l'allume serve per disinfettare e eventualmente per far saltare fuori qualche altro pelo che potresti radere, ma visto e considerato che è sera, me ne frego, perciò va bene, tanto noi ci divertiamo a pettinare il baffo nel frattempo che agisce un po' l'allume. Bene, io adesso mi vado a sciacquare un attimo l'allume e poi mettiamo l'aftershave e abbiamo terminato anche questa sbarbata. Ovviamente l'acqua va tolta. Ok, ci siamo. Siamo arrivati alla parte finale della nostra sbarbata con Malizia Uomo Verde. Siccome è alcolico, noi facciamo questo. Andiamo a scuoterlo in modo tale che tutti gli oli si distribuiscono bene e si amalgamano. Versiamo qualche goccia come prima botta. Quattro schiaffi, perché sennò non va bene. Quando si mettono gli alcolici c'è bisogno di due schiaffi, anche perché i barbieri di un tempo
quando ti mettevano l'after dopo due o tre schiaffi te li tiravano, quindi noi eseguiamo alla lettera. Perfetto. Adesso lo vado a chiudere e siccome a noi piace, facciamo anche una bella sventolata, ah, per sentire la bella frescura dell'after che intascia la pelle. Ok. Bene, ragazzuoli. La sbarbata io l'ho terminata e adesso andiamo ai saluti. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, condividete, iscrivetevi al mio canale e ricordate di attivare la campanellina per non perdervi nessun video. Il gruppo che vedete alle mie spalle è il gruppo Facebook La rasatura tradizionale che passione milanese calabrese, che metterò in descrizione. E ovviamente metterò anche il mio TikTok in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi e soprattutto voi che guardate e non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi perché ho bisogno di un'iscrizione in più, che fa sempre comodo per divertirci e allargare la grande famiglia. Detto questo, buone pelate e buone sbarbate a tutti. Ciao ragazzi!